Ciao ragazzi, il Pinskin. Dunque, dopo aver fatto due video, diciamo a livello così, su polemicali, di polemica, polemici, polemicali, nel sole, e facciamo uno tecnico e lo voglio dedicare a una persona che si chiama AZ, che mi ha mandato un messaggio dicendo che lui capisce, non capisce, nel senso che forse non è bene del tutto conscio del messaggio, oppure magari lui, perché a me risponde, non capisco. Tra l'altro ha un logo molto familiare, che è questo, guarda. Uno dei miei tatuaggi è un bilanciere. E mi sei simpatico perché AZ, io invece scrivevo da bambino su tutti gli ascensori che trovavo con la chiave AS, perché io vivevo per Arnold Schwarzenegger. Ma bando alle stronzate e torniamo sul fuffaiolo per eccellenza. A parte che Baldini, fai un corso di italiano perché è importante. Hai definito tu in un'intervista con Emil Fitness che ci sono tanti di quei truffatori su internet che non so perché tu sei sul canale, eppure va bene, va forte e alla grande. Spero con i miei, che non sono attacchi, modi di far capire alla gente di non perdere né tempo né soldi, e comunque se siete persone che avete deciso di allenarvi natural, non combinerete un cazzo, perché allora se decidete di allenarvi in natural ed è la scelta migliore per voi, credetemi. Poi con i tempi che stanno cambiando, sono campioni tutti e nessuno è campione di niente. Sta meglio chi non deve preoccuparsi di un cazzo e chiaramente ha una bella genetica e si può dire a me non frega un cazzo del fatto che tu sappia la spalla, il bicipite, la cosa. Perché si è uomini nelle mutande, non fuori. Ripeto, tolta la spina, gli togli anche le palle. A molti di loro, certe persone che comunque hanno capito cosa vuol dire, che diversità c'è tra questa, diciamo, modo di essere e quell'altra, che sono due modi di essere assolutamente differenti. Il naturale non deve preoccuparsi di niente, mentre l'altro vive in una costante presa d'ansia, insomma, di... si controlla se lui è il bicipite più grande e vive male, non coltiva sempre quello che dovrebbe coltivare, che è sempre quello che sa, nelle sue mutande. Dunque io non lo considero neanche un truffatore, e buon Baldini per me non è un truffatore, è un ignorante. Tu sei un ignorante, non hai mai diciamo coltivato quello che predichi. Argomento che a voi natural interessa tantissimo, come interessa anche a quelli che cominciano a fare i primi passi o le prime stronzate e non raccolgono un cazzo, in quanto quello che fanno non è giusto, in quanto non hanno la genetica giusta, ma soprattutto per far funzionare tutte le chiavi, cioè il primo ingrediente del calderone è l'allenamento, che può lasciare qualcosa dopo anche quando hai finito di fare il pirla. Lo sto predicando da una vita, se no non avrei potuto tirare fuori braccia da 48 centimetri il tempo che furono quando io e il vecchio andavamo nei parchi, ma non per cercare le fighe come fa lui, ma per cercare di creare qualche cosa che poi si è disfatta e ho portato avanti, penso egregiamente. Il tricipite, io sostengo di avere un tricipite titanico, adesso sono attorno a una bella centimetro, non è che poi capita, perché mi fai provare a misurare, frega un cazzo, è diciamo due terzi del braccio, come dice il mio amico Marco, che è una persona che conta i capi, un tre quinti. Dunque, tre capi,
Mi sono sempre concentrato sul capo più lungo perché adoravo Arnold e adoravo quella cosa che vedevo partire dall'attaccatura della spalla posteriore, facendo una specie di mezzaluna e arrivando ad attaccarsi poi all'intersezione del medio che si attacca a sua volta al gomito. Avendo una posizione asimmetrica, perché via di una gamba che purtroppo per un incidente non si è raddrizzata completamente, io rimango un attimino più basso da una parte. Posso garantirvi che più bassi da una parte vuol dire uno scompenso che il corpo deve fare, vabbè, adesso questo non è il mio confronto, ma potete metterlo anche nei vostri. Un compenso che il corpo deve fare per bilanciare lo sforzo che fa. Difatti, un lato mio della schiena per bilanciare il fatto che è spostata verso da una parte l'anca e un'anca un po' più bassa, tende a creare un lombare più forte. Ricordatevi che il cervello e i muscoli cercano di bilanciarsi. In generale, la vita si deve bilanciare quando qualcuno sbilancia l'equazione. Avete mai visto quella che si è accorta di avere un mezzo cervello, ma vedeva lo stesso perché il cervello che aveva, crescendo, ha cercato di bilanciare l'equazione, di conseguenza ha creato le stesse funzioni di un cervello intero. Incredibile. Come siamo fatti in maniera tremendamente meravigliosa, come siamo stupidi certe volte perché non lo capiamo. E come abbiamo la presunzione di conoscere qualcosa che molte volte già non conosciamo, ma di cui non abbiamo nessun tipo di esperienza. Baldinuccio, ascolta papà e ascoltate tutti quanti voi che perderete solo tempo e in un mondo confuso tra sostanze e minchiate varie non andrete a fare un cazzo. Sommerso tra powerlifting, tra nani barbuti, tra persone che vi dicono quante volte devi bere il caffè, siamo in un marasma generale. La prima cosa, sempre, ogni cosa, cedimento muscolare, tensione continua e un'intensità mica male. Pesi da alternare a volte con allenamenti sempre minori, ma concentriamoci sui tre capi. Il mio tricipite è particolare perché è un tricipite come tutti i muscoli del mio braccio in generale, io cerco di svilupparli nelle dimensioni che sono la larghezza, per cui quando si fa il braccio, si fa vedere il braccio qui, si crea il picco, si crea la scodella. Il braccio diciamo che si allarga, però è importante fare in modo che il braccio sia anche spesso, per cui anche in questa posizione che il bicipite sia quanto più largo possibile, che prenda anche un brachiale, un medio e che il braccio non sia solamente si espanda in una direzione, ma che poi tagliato trasversalmente abbia una sezione molto grossa, non solo molto lunga. Attenzione, come si fa a fare queste cose? Per il bicipite è lavorare tutti e due i capi, per cui è importante e doverosa anni di supinazione. Anni di supinazione. Quando avete con me che vi si stacca il polso dalla cartilagine per aver fatto milioni di Carl Zuttmann, come si chiamavano una volta, seduto, vi fasciate un attimino e fate questa cosa. Per quanto riguarda il tricipite, lui dice che non è vero delle posizioni delle mani, ma la posizione delle spalle. L'ultima cosa che comanda il tricipite è la spalla, l'ultima. Quello che comanda il tricipite sono una valanga di cose, già che chiudo gli occhi lo vedo, lo sento, perché se dovessi dire come si fanno? Allora io chiudo gli occhi, sto prendendo già il peso in mano, il mio sistema neurologico. Che chiama quello muscolare, dice come lo devi prendere, come lo devi tirare giù. Perfino, signori, cambia anche la impostazione del polso. Chi scende così, cioè chi scende così. Ci sono
una serie di varianti che cambiano quelle piccole angolazioni, in generale di poco. Il primo esercizio che ho fatto per avere un bicipite, un capolungo, io ho un grande capolungo, titanico il mio capolungo, me ne vanto. Questo esercizio, disteso, si è distesi sulla panca, si prende un peso e lo si tira su. Questo è il primo esercizio che ho fatto io, che va a scaricare direttamente su una cosa. Importante, chiudere anche gli occhi e sentire dove stai andando a lavorare. Per lavorare il capo, medio, ci sono delle angolature che riguardano il gomito e la posizione del braccio rispetto alla spalla. Andando a lavorare dietro la testa così, soprattutto, mettendo le mani in questa posizione, si va a lavorare questo capolungo un'altra volta. Più il braccio torna vicino al corpo, se tengo molto unito il gomito e scendo piano, tenendo unito il gomito molto, non lasciandolo neanche scappare, vado a rompere, spingendo poi, cercando di spingere con le ultime dita. Le dita sono importantissime, fanno ogni cosa, così come le posizioni dei polsi chiamano delle altre fibre quando stai facendo cavi. È importantissimo. Se si vuole fare il medio, chiudi i polsi, spingi anche con una barra verso un po' a V, scendi e vedi di prendere il capo, scusate, il laterale. Per il capo medio il braccio va indietro e per avere un tricipite più lungo, se con questa posizione si va a lavorare, si concentra il tricipite più in su, quando torna indietro e faccio magari le spinte sull'altra spalla, sulle due panche, con i piedi appoggiati dalla, si chiamavano dip una volta, si va a lavorare la parte, diciamo, vicino al gomito, per cui il medio. Mi dispiace dover sempre confutare le cazzate che dici. Ho visto un esercizio che tu hai proposto in una palestra, tra l'altro con delle maniglie, per cui maniglie in ferro, avessi avuto ancora delle corde, ma tu hai cercato di fare questo esercizio qua, visto dall'alto a V, la trazione delle maniglie distorce il polso, cioè a me spiace sempre dirti le stesse cose, ma se uno deve dare una falsa informazione e in più fare anche dei soldi per dire delle minchiate, a questo punto io dico: Cristo, l'ho già fatto un sacco di volte. I miei